risanamento Air Italy, che segnali arrivano dal mercato? Allora, io sono contento di avere, diciamo, di aver partecipato come sponsor a questa manifestazione, ma con un obiettivo: ritengo che questo tipo di eventi possano ricreare le condizioni per la rinascita di un mercato domestico. Noi fino adesso abbiamo sempre visto il nostro mercato che è stato un po' appannaggio da investimenti degli stranieri. Ritengo che ricreare quello che possono essere le condizioni per una community immobiliare italiana possa rilanciare il mercato domestico, che oggi a mio giudizio è assente. Quindi questo tipo di manifestazioni e le nuove normative sulle SIC e compagnia bella, che come si vede, si legge sui giornali, stanno creando le condizioni per far crescere il numero di società quotate italiane e quindi maggior visibilità al mercato italiano, possano creare e rilanciare il nostro mercato immobiliare. Fabiana Megliolea, Ufficio Studi di Tecnocasa, cosa si aspetta da Air Italy dalla giornata di convegni di oggi? Mi aspetto un confronto di idee fra tutti gli operatori del settore, considerando il fatto che questo evento cade in un momento in cui sembrerebbe che il mercato immobiliare abbia imboccato una svolta dopo anni di crisi. Noi pensiamo che colui che si approccerà al mercato immobiliare nei prossimi tempi, a breve, avrà una consapevolezza diversa, ed è giusto che le aziende che operano nel settore abbiano coscienza di questo, e quindi io mi aspetto anche questo dall'evento di oggi, quindi uno scambio fruttuoso di idee tra più operatori che si troveranno ad operare in un mercato diverso, con delle logiche diverse rispetto a quello che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa. Appuntamento oggi in borsa con Air Italy, quali aspettative da questa giornata? Sono innanzitutto molto contento che Monitor Immobiliare abbia promosso questa giornata, e chiaramente la partecipazione anche degli sponsor danno una dimensione della comunità immobiliare italiana che necessita di un momento per ritrovarsi. Abbiamo attraversato in questi decenni, perché lunga la mia permanenza in questo settore, diversi avvenimenti, però credo che da un po' di tempo stiamo assistendo a una maggiore consapevolezza soprattutto, e volontà degli operatori e dell'industria, che è diversificata nei suoi attori e componenti, quindi sia la parte del mondo della finanza, che sta guardando con sempre maggiore attenzione al mondo dell'immobiliare, sia quello degli operatori specializzati, che invece proseguono con quello che, come si diceva, quando l'immobiliare va, tutto va. Io sono ottimista e mi auguro che da questa giornata troveremo nuove risorse, nuova energia per proseguire.